Maurizio, sì. Prima di venire da te faccio un salto da Deb. Sì. Venite ragazzi, c'è la mia infanzia. Uno dei film più belli in assoluto che io amo per quanto riguarda la filmografia horror mondiale. Però adesso parliamo di tutti i film che mi sono scordato quanti sono di Michael Myers, perché l'hanno interrotti, ripresi, poi è arrivato Rob Zombie e poi di qui di là. Gli ultimi sono fantastici, se ripartiamo da zero gli ultimi sono belli, però torniamo ai primi tre. Ecco, questo non c'entrerebbe in teoria niente con tutta la filmografia di Michael Myers, in realtà c'entra, perché comunque sia non voglio parlare, guardatevelo, è bellissimo, ce lo hanno regalato. Quindi ti ringrazio e non solo questi, ci hanno regalato anche altri poster, questo me lo attacco in casa, gli altri Vincenzo li metteremo in studio, qui abbiamo i classici, Non aprite quella porta, il nostro Dario Argento, l'esorcista, davanti a, qui non lo vedete però abbiamo Romero, abbiamo Zombie davanti e La notte dei morti viventi sotto, entrambi dei cult. Io sono dell'idea, Maurizio, che almeno una volta l'anno Zombie va rivisto. Perché, cioè, è un film fantastico. E ora attaccano con la musichetta! È un film fantastico, è un film politico, però ora non parliamo di cinema, perché io e te di cinema horror magari faremo un salottino, qualcosa ci inventiamo. A me mi hanno detto che sei un grande, grandissimo appassionato e questo è il tuo angolino, eh? Sì. Quindi io voglio conoscere Maurizio, perché è due ore che parlo io. Allora, come è nata questa passione? Ma la passione nasce, io praticamente sono vissuto di fianco a un cinema. Ok. Per cui ho iniziato ad andare al cinema prima ancora di andare a scuola. E andavo al cinema da solo. Ah! Perché non dovevo attraversare la strada. Quindi insomma, non c'erano problemi, andavi. E che bellezza. Andavo a vedere qualsiasi cosa. Ok. In età di 18 anni. E ti facevano entrare. È la bellezza della nostra Italia. Il cinema mi conoscevo, quindi... E buono. Per cui da lì naturalmente il cinema l'ho sempre amato, sempre. Però poi ha avuto la deviazione dell'horror. Sì, diciamo che, come dire, l'horror è venuto più tardi. Prima... I primi due o tre omicidi, quando ti divertivi, hai detto ok, ora mi guardo due film. No, prima c'è stato il western all'italiana, il peplum, perché okay, ragazzi, quegli anni erano. L'horror mi nasce forse uno dei primi film che ho visto che mi ha appassionato. Qual è? Il genere Dr. Fives. Ok, e siamo sui classici. Ok, sì, i primi... Ecco, da lì ho cominciato a appassionarmi all'horror e ho cominciato a recuperare anche i classici, tipo La notte dei morti viventi. Okay. E da lì poi... E poi ci sono dei film, guarda, ve lo dico anche a voi che non lo sapete. Oggi ho fatto il giro, ero con un ragazzo giovane, 34-35 anni, la mia età più o meno, era un coetaneo, sì, un ragazzo giovane, parlavamo, c'era uno scorcio e io gli ho detto guarda che bello, anche da noi, vengo da Livorno, c'è questo scorcio, fra l'altro ci hanno girato il film Il Sorpasso, poi cioè, dando per scontato che chiunque al mondo ha visto Il Sorpasso, non puoi non aver visto Il Sorpasso, e lui mi ha detto cos'è? E poi vabbè, l'ho preso, l'ho buttato dalla scogliera, ora non c'è più, no vabbè, mi fa strano perché... E capisco che non tutti possano essere appassionati di cinema o neofiti, però cavolo, ci sono dei cult che Il Sorpasso devono conoscere assolutamente tutti, cioè è obbligatorio conoscere Il Sorpasso e andando all'horror dovrebbero insegnare a scuola perché comunque ti fa riflettere. Quello, amici miei, e Pierino? Ah, Pierino e Giovannona Coscialunga sono quelli che Vincenzo adora. E a parte gli scherzi, oltre al Sorpasso, andando all'horror, una cosa analoga è Zombie. Sì. Non tanto La notte dei morti viventi, che capisco che il bianco e nero, capisco che non tutti riescono a vedere un film in bianco e nero, però Zombie, il primo, ragazzi, è un capolavoro. Sì. Cioè, è una cosa assurda. Io la devo sempre far vedere a Deborah. Nel supermercato, comunque... Ha cambiato sì, l'ideologia degli... A parte che ha inventato gli zombie, più o meno l'ha ripresi ovviamente dalla cultura originaria, ma qui li ha proprio reinventati totalmente. Il supermercato è stato il discorso dell'aggregazione, poi quel sarà un film totalmente politico. E poi la cosa fica è che, se te lo ricordi, dentro il supermercato a un certo punto c'è una macchina in esposizione che gira,
quella macchina è la Scirocco della Volkswagen e mio padre comprò una Scirocco della Volkswagen. E in età in cui io ero proprio fico, nel senso l'età della patente, avevo 16, 17, 18 anni, che io un po' non capivo sto macchina, sto bolide, era super sportiva. Poi arrivò Emiliano, mio carissimo amico, dicendo, tutti mi invidiano, ma che macchina di guida? Appena presa la patente ho guidata 3 volte perché era veramente una super macchina. Però ho ancora questo affetto che invece in zombie te la trovi proprio quando uscì. Però, 3 secondi, io so che te invece sei, come Vincenzo, appassionato di quegli horror introvabili, strani. Sì. Perché? Perché, diciamo, l'horror classico, tradizionale, dopo un po' diventa, come dire... Cioè li assorbi. Più o meno sono tutti schematizzati, dai. Sono tutti più o meno, ti aspetti già quello che succede. Perché non c'è la novità, non c'è stata. E poi diciamo che le produzioni indipendenti o minori hanno quel sapore un po' selvaggio, un po' okay. amatoriale, diciamo. Certo. Perché alle volte è un difetto, ma alle volte è anche un pregio. Certamente. Perché sono più originali, sono più liberi nella... Non hanno censure, non hanno imposizioni da parte di un produttore. Assolutamente. Ho preso altri interessi, soprattutto sui poster, per cui... Ah, vabbè, quello sì, è un altro discorso, diciamo che però... mi piace di più avere il poster che non il film. Lì si va nel collezionismo. Esatto. Ok, fai conto che io colleziono i videogiochi, tanti sono horror, magari manco ci gioco, ma tanto c'ho il fratello di qua che ci gioca, lui me li racconta, quindi non c'è un problema. Io direi di stringere, ovviamente la stringiamo un po', la tagliuzziamo, però perché? Perché la vorrei continuare, perché è piacevole parlare con te, ovviamente, Maurizio, e ci tenevo perché cioè, sono pochi che parlano di horror. Avrei voluto che l'intervista la facesse Vincenzo, perché effettivamente ne sa molto più di me. Capisce niente su tutto il resto, però su queste tematiche, specie sugli anni passati, sulle cose un po' strane, così, ne sa più di me. Comunque io ti saluto e spero che ci vediamo, collaboreremo sicuramente. Magari facciamo un salottino televisivo, mi vieni a trovare e parleremo di horror, partendo dai western. Ricorda che i primi horror sono stati western, eh? Ragazzi, andiamo avanti qui da Mercato Repro, Imperia Rock Roll.